Buonasera cari amici del Fatto in Esterno, Piazza Garibaldi, vigilia di un grande evento che ha caratterizzato, diciamo, la vita di tutti i ragazzini che ormai siamo cresciuti. La Coppa in Esterno, quest'anno 65esima edizione, siamo con il sindaco Roberto Gambino, la sua prima Coppa Nissena da sindaco. Una Coppa in Esterno particolare quest'anno perché le verifiche oggi venerdì, che di solito si sono fatte in altri posti, si fanno nel cuore della città. Allora, sindaco, grande evento per Caltanissetta, la solita città che abbraccia l'evento. È nel cuore, nel DNA del motorsport di questa città, la Certo. Coppa Nissena, per cui una riflessione. La Coppa Nissena è l'evento sportivo clou dell'anno per Caltanissetta perché diciamo che è storicamente radicato nelle nostre Oltre tradizioni la settimana motoristiche. santa, eh? No, Oltre la no, settimana. sportivo ho detto, la Settimana Santa non è un evento sportivo per cui... Ma tu Sì, sai che io con la settimana santa entro in lo so, giubilazione. però il numero non ce lo puoi mettere nella bara. Quindi questo discorso secondo me è importante, per cui ho chiesto al presidente Carlo Alessi di organizzare le verifiche qui in piazza, anche se ciò ha comportato un cambio di programma per l'Automobile Club di Caltanissetta, e quindi ringrazio l'Automobile Club di Caltanissetta per aver consentito ciò. Ma io perché l'ho fatto? Perché ho voluto maggiore visibilità per la gara, ma maggiore visibilità per il nostro centro, perché devo dire che è una quinta architettonica così bella come la nostra piazza e soprattutto Corso Umberto, è chiaro che va valorizzata, per cui avendo 200, circa 220 piloti con tutto il seguito, tutta questa gente che vede la bellezza di Caltanissetta, poi gli resterà sicuramente nel cuore. Sì, un'altra cosa volevo dire, appunto, un problema di sicurezza. Michele sta lanciando questa campagna, io ve la faccio vedere. No chat alla No chat alla guida. guida, è il secondo anno, è la mia seconda partecipazione alla Coppa Nissena, quindi io non è che corro, mi metto il casco, mi sono iscritto, mi faccio la passeggiata. E Non però lo dico a suo padre che si ho cercato di arrabbia. sfruttare anche il ruolo pedagogico che ha un giornale in città, per cui abbiamo lanciato questa campagna lo scorso anno, la stiamo riprendendo e lascio a te le parole a fare questo invito un po' ai ragazzini che un po' sono Questo, distratti, un po' a tutti, perché un po' tutti stiamo là. questa è una cosa importante, ma non è tanto per i ragazzini, ma anche per i grandi. Io l'altro giorno ho rischiato un incidente con una persona che chattava e non si accorgeva che c'ero io di fronte. Quindi devo dire che non è solo i ragazzini il problema, forse i ragazzini sono più sensibili rispetto a noi, e sicuramente le campagne di sicurezza stradale vanno fatte nelle scuole e non dobbiamo usare il telefonino in macchina perché è veramente grave, una distrazione immediata ci costa la vita e costa la vita di altre persone che non c'entra assolutamente nulla. L'ACI, l'Automobile Club Italiano, stamattina al Teatro Margherita ha fatto un evento molto interessante riguardo la sicurezza stradale, perché loro fanno i corsi di guida sicura, hanno una serie di attività molto importanti, per cui questo sicuramente per noi è una cosa importantissima, e da questo punto di vista il motorsport è un segnale importante, perché tutte le sicurezze che vengono fatte, portate all'interno delle auto da corsa poi servono nelle auto di serie. Per cui, per esempio, la Formula 1 quest'anno, già dall'anno scorso, c'ha una gabbia per il pilota, cosa che non avevano usato prima. Io stamattina vedevo il famoso incidente di Niki Lauda o di Marco Simoncelli. Sicuramente aumentando la sicurezza nel campo delle corse si riesce ad aumentare la sicurezza anche nelle auto. E allora, appuntamento per domani le prove sulla mitica chianata di Caporasso. Domenica la gara è no, Cosa? no, chat. Ah, E sì, allora, scusa, no, non è da scordare. No, no, chat chatta alla alla guida. guida. Grazie, grazie Roberto.